pescheria delle vongole veraci meravigliose, irrinunciabili. Però quando uno le porta in casa può avere sempre il dubbio quale sia la maniera corretta per spurgarle. Oggi lo vediamo insieme, a me me l'hanno insegnato e vi assicuro questo è il metodo corretto che funziona benissimo. Questo video non vuole avere la presunzione di insegnare niente a nessuno, è solo un mio voler condividere un metodo per pulire le vongole che io ho visto. Vi assicuro è molto molto efficace, funziona. L'ho visto fare da una persona molto brava a cucinare il pesce e ho cercato di carpire in un attimo tutti i segreti di questo sistema. Ha preso le vongole veraci, vedete queste mie quanto sono belle. Le ha messe in acqua e sale grosso, poi abbiamo aspettato 2 ore, non di meno, ci vogliono 2 ore. Le vongole sono vive, quindi inizieranno ad aprirsi, si aprono, si chiudono, si muovono, vi assicuro le sentite anche battere una contro l'altra e tirano fuori quel beccuccio caratteristico proprio delle vongole e da lì buttano via tutta la sabbia che hanno all'interno. Trascorse le 2 ore, vi spostate sul lavandino, buttate via tutta l'acqua sporca piena di sabbia e iniziate a sbattere le vongole una con l'altra in modo da strofinare bene anche il guscio. Se ci sono altre impurità andranno via. Dovete fare molto molto rumore. Io mi ricordo quando l'ho visto fare ho pensato che stanno facendo in cucina, perché era un rumore assordante, erano le vongole che sbattevano una con l'altra. In questo modo va via tutto, vi assicuro. E poi c'è l'ultimo tocco, che questo mi è sembrato proprio una stranezza, ma funziona. Le vongole vanno sbattute su un lavello, su un tagliere, perché se hanno ancora un po' di sabbia, aprono il beccuccio e la buttano fuori una volta che le battete. Dopodiché, fatto tutto questo lavoro, le andiamo a sciacquare e siamo pronti per farci una bella ricetta in tutta tranquillità. La sabbia non ci sarà più, ve lo garantisco. Spero che questo video vi sia utile. Arrivederci, alla prossima!